30 Days Studio Challenge. Prima di scoprire di che si tratta, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. La prima caratteristica necessaria per fare il produttore musicale è quella di fare musica. Sembra una grande banalità, però è in realtà lo scoglio più importante. Non è lo studio, non è l'attrezzatura, non è il computer, non è quello che fai, ma il fatto di mettersi a fare musica con continuità. L'ho detto spesso, ma più che mettermi a dare lezioni, quello che è importante è provare a dare l'esempio. Ecco allora che sono messo in testa di dedicare questo mese di ottobre, dalla seconda metà di ottobre fino alla seconda metà di novembre, al fare musica tutti i giorni. È difficile ritagliarsi del tempo, darsi una regolarità, creare un'abitudine. Questo è lo scoglio principale per chi vuole fare della musica, di creare musica da zero, mettere mano ai brani di altri e così via. Ho deciso di fare questa challenge, ovvero di dedicare almeno un'ora al giorno, tutti i giorni, alla musica. E allora sto sperimentando in questa fase, sto sperimentando intanto l'orario migliore. Alle volte posso la mattina appena sveglio, alle volte invece devo partire presto, allora cerco di farlo nel pomeriggio e così via. Alle volte, non lavorando la sera per buona parte dei giorni a settimana, lo faccio dopo cena e allora sto cercando di capire qual è il momento migliore, cosa riesco a fare, cosa riesco soprattutto a realizzare, quanto tempo mi ci vuole a finire un brano da zero e così via. È qualcosa che ho fatto spesso nella mia vita, ma anche spesso ho interrotto perché non sono ancora riuscito a trovare il modo di fare musica veramente tutti i giorni, sempre, in qualsiasi periodo dell'anno. E allora ho deciso di sfruttare questo momento leggermente più tranquillo dal punto di vista delle serate per dedicarmi appieno al fare musica. L'unica cosa che faccio dopo aver fatto la mia session al computer è prendere un foglio e segnarmi delle annotazioni con quello che ho fatto, su cosa ho lavorato, a che ora e perché, in modo da avere una traccia di quello che è questo periodo e soprattutto i risultati che riesco ad ottenere. Avrei voluto fare una sorta di diario su Instagram, però alla fine preferisco, ecco, realizzare qualcosa, prendermi degli appunti e poi a fine mese vedere cosa è venuto fuori e commentarlo insieme a voi. Fammi sapere che ne pensi, al di là di questo fammi sapere come dedichi il tuo tempo alla produzione, come organizzi la tua giornata, se riesci veramente a farlo tutti i giorni oppure una cosa occasionale, perché è importante confrontarsi su questo, perché è uno degli aspetti più delicati. Alla fine in tanti dicono che fanno musica, che fanno il produttore, però molto spesso riusciamo a farlo soltanto per periodi limitati nella nostra vita. Cerchiamo, ecco, di confrontarsi e di mettere a punto le nostre esperienze per riuscire a dare qualcosa di utile a chi segue questo canale. Fammi sapere e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.